Quando si era laureata 2 anni fa, Martina aveva dedicato la tesi ai genitori, a quel padre che definiva l'amore più grande della mia vita, lo stesso uomo che nessuno riesce a spiegarsi il perché l'ha strappata alla vita a colpi di pistola pochi istanti dopo averle portato via nella stessa maniera la madre. Cosa si è scattato nella testa di Roberto Gleboni, 52 anni, incensurato operaio forestale, resta un mistero. Forse una lite con la moglie degenerata a tal punto da fargli compiere una carneficina, una strage di questo tipo. Tipo a Nuoro, non si era mai verificata. Sono circa le 7 del mattino. Il 52enne è nell'abitazione di via Ecnusa, dove vive con la famiglia. Impugna la pistola, una 7.65 regolarmente detenuta a uso sportivo. Gleboni è un appassionato di armi. Solo pochi mesi fa gli era stata rinnovata la licenza. Prima spara alla moglie Giusi Massetti, casalinga, 43 anni, la uccide. Poi si sposta nella stanza della figlia maggiore. Ancora un colpo, da 25enne, ferita a morte. Un altro figlio della coppia, 14enne, è colpito solo di striscio, l'altro 10 anni e in fin di vita. Ma l'uomo non si ferma qui, esce di casa, nel pianerottolo lo incontra un vicino, il pensionato Paolo Sanna, spara anche a lui, l'uomo è in condizioni critiche. Poi Gleboni in auto si sposta di circa 400 metri, arriva in via Gonario Pinna, dove abitano la madre e un fratello, assente in quel momento in casa. Colpisce anche la donna, che se la cava con una prognosi di 30 giorni, poi rivolge l'arma contro se stesso, fa fuoco e si uccide. A dare l'allarme la moglie del pensionato ferito. In pochi minuti sul posto si precipitano polizia, carabinieri, anche l'unità speciale dei cacciatori di Sardegna. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto. Non sarà facile. Qui nel quartiere Montegurtei i vicini sono increduli. La famiglia si era trasferita da poco, raccontano, una coppia normalissima, forse un po' schiva, manca un movente. Si rincorrono le voci di una separazione tra i due coniugi, tutto ancora da confermare. Solo qualche giorno fa erano stati visti in un supermercato mentre facevano la spesa. Mai una denuncia, neppure una chiamata al 112. L'uomo non aveva mai dato segni di squilibrio. Lui è una persona molto disponibile, una persona che si proponeva anche per dare una mano. A me da poco la macchina era rotta e voleva darmi la sua macchina. Si attende l'autopsia sui corpi delle vittime. Intanto in città sono stati annullati tutti gli eventi in programma nel weekend e il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.